quanto sia difficile la strada dell'arte, poter nella strada dell'arte incontrare uno scrittore così favoloso è un privilegio. Francamente impressionante la sua capacità di raccontarci l'uomo nella sua mediocrità, e nella sua meschinità, nella sua stupidità e nello stesso tempo rendere queste figure indimenticabili e interessanti è fenomenale. Bene, allora, chi ce l'ha fatto fare? Per quanto nella mia vita e nella nostra vita noi si siano affrontate avventure ben complicate e ben impegnative, fare il gabbiano di Chekhov è, se non la più impegnativa, una delle più impegnative, almeno io la sento come tale. Il teatro di Chekhov è seminato di figure irrisolte, di tragici o grotteschi destini personali, eppure queste persone irrisolte e ininteressanti sulla carta, paragonati agli aci, alle Fedre, no? Ai Relier. Questi meschini, questi piccoli uomini ci commuovono e ci fanno pena. Ci fanno tenerezza. Ma se un attore o un artista mette in primo piano la tenerezza, ecco il cecovismo, ecco il patetismo. Come dire, il teatro di Cecov fa l'esatto contrario di quello che fa tutto il resto del teatro. E questa poi è la sua vera grandissima difficoltà. Il teatro espelle tutto ciò che nella vita è quotidiano, qualunque. Chekhov fa esattamente il contrario. Espelle l'essenziale e tiene il quotidiano. Espelle l'eroico e dentro questo quotidiano in realtà poi c'è un eroismo grottesco e patetico che è la caratteristica e il ridicolo che è la caratteristica principale del suo teatro. È una scommessa pazzesca, perché il quotidiano deve avere l'eco di quello essenziale, deve avere quell'eco tragico. Se non ce l'ha, che me ne frega di andare in un teatro a vedere come si prepara da mangiare o come si cambia la lampadina. È questa la vera grande difficoltà di Chekhov. E non so come si risolva, eh. Questo sarà uno degli oggetti del nostro lavoro. Alcuni esempi, si è in una situazione emotivamente compromettente, ci si incazza furiosamente perché non ci sono i cavalli. E quella diventa la cosa più importante. Dentro ci possono essere, come dire, tutti gli stridii emotivi, però le battute che ho sono... E va bene, vorrà dire che ci andò in treno! Improvvisamente il quotidiano è il luogo dell'esplosione. È il luogo della furia, del dolore. Perché l'essenziale non c'è, o quando ci si illude che stia per esserci l'essenziale, c'è sempre qualcosa che svicola. Mia moglie dice che oggi avete in mente di andare con lei in città. È vero? Sì, sì, è quello che abbiamo intenzione di fare. Ah, splendido, splendido. Ma ho una piccola domanda. Ma come ci andrete, stimatissima? Oggi qui abbiamo la segala da trasportare, gli uomini sono tutti impegnati. Con quali cavalli?
Mi permettete la domanda? Ma che ne so io con quali? Cosa faccio? Lo stalliere? Quando lui arriva così, come al solito, perché lei è nuova, o è rara in questo mondo. Abbiamo quelli della carrozza, no? Shut up, come dire, shut up. Che lui è il padrone, non dimentichiamoci mai che lui è il padrone, che lui è l'amministratore. Abbiamo quelli della carrozza. Noi qui oggi abbiamo da trasportare la segala e tutti gli uomini sono impegnati. E con quali cavalli, se posso permettermi la domanda? Con quali? Che ne so io con quali? Abbiamo quelli della carrozza. Abbiamo quelli della carrozza. Avete detto quelli della carrozza? No, no, allora venite anche voi a vedere con i vostri occhi. Il baio zoppica, il cosacco è gonfio perché gli hanno dato troppo da bere. E dove li prendo? Dove li prendo i collari? Dove li prendo? Dove e i collari? I collari? Dove li prendo? E si fa presto a dire voglio 2 tonnellate di sabbia per lo spettacolo, eh? E io poi dove lo prendo il personale? Ma dice, vabbè, ma costa 200 euro, qual è il problema? Ma il problema non sono i 200 euro, il problema è che ci vuole il personale per gestire la sabbia. Dove lo prendo? Eccellenza, se mi posso permettere, dove li prendo i collari? E i collari? Oddio. Dove li prendo? E i collari, non dico i collari, dove li prendo i collari? È incredibile questa! Smettetela di dire! È straordinaria! Io non ne voglio sapere niente, né dei vostri collari, né della vostra sì, sera. Sì, la parola collari la devi anche far imbalzare di più su di lei. È carino che lo tiene... Che dopo invece lo fa... Sì. Che non è una cameriera lei, è pur sempre la moglie dell'amministratore, per cui è... Tranquillo, tranquillo, nonno, tranquillo. Basta, basta, smettila! È anche un po' più da moglie, meno da cameriera. Dove li trovo io i collari? È straordinaria smettetela, questa! Smettetela, vi prego! È incredibile! Io non ne voglio sapere nulla, né dei vostri collari, né della vostra segala. Io vado in città, punto e basta. Manteniamo la calma. Io non ne voglio sapere niente, né dei vostri collari, né della vostra segala. Io vado in città. Vado in città, punto e basta. Anche la parola segala, collare, sono delle parole che odio. Ha ragione lei, la campagna è bella nei libri. Quando la campagna è vera, il sol umido, le zanzare, le vespe, le merde di vacca. E qui arriva la campagna in tutto il suo realismo. Punto e basta. Irina Nikolaevna, siate buona. Con quali cavalli pensate di andarci? Scusate tanto, illustrissima, io il vostro talento lo venero. Io darei 10 anni della mia vita per voi, ma i cavalli... Ma i cavalli? Non ve li... Perché io sono un buon amministratore. E io non rischio un cosacco gonfio e non rischio un baio zoppo, perché io vi adoro, io vi stimo, ma i cavalli, vorrei che fosse chiaro questo problema, io i cavalli non ve li posso dare. Ma se io ci devo andare? È ben strana questa storia. Fino adesso lei non perde le stanze. Non ancora, credo, non ancora. Non ancora. Stimatissima. Stimatissima, voi non lo sapete che cosa vuol dire? Un'azienda! Un'azienda! Ci... Un'azienda! Ci siamo sempre la solita storia! Ma io in tal caso... È bello se non sei irritata prima, se fai una pausa. Ok. Fino adesso cioè la parola azienda non la voglio sentire. Esatto. E ogni volta che dicono che il teatro è un'azienda faccio come lei. Pazza. Conti fino a 8, 9. E poi dico. Ci risiamo? Vogliamo sempre dire le stesse cose? Allora, sapete cosa faccio in questo caso? Io me ne vado, capisci? Io e poi monta, perché le monta l'adrenalina. Ma è bello se fai prima una pausa. Assolutamente. Voi non lo sapete che cosa vuol dire un'azienda. Ci siamo? Ci siamo! Ma sempre la solita storia!
sia qui! Ma in questo caso io me ne vado subito a Mosca, oggi stesso! Oggi me ne torno a Mosca! Se no, sapete cosa vi dico? Se non possiamo... Se l'amministrazione non può pagarmi il taxi da Genova a Camogli, sapete cosa vi dico? Io ci vado a piedi! Andate a prendere a Nolo dei cavalli in paese! Altrimenti in città ci vado a piedi! Va bene! Oh, sono molto contento di trovarvi in buona salute. Irina Nikolaevna, mia moglie mi dice che oggi avete in mente di andare in città con lei, è vero? Sì, è quello che abbiamo in mente. Stupendo, e come pensate di andarci, stimatissima? Perché qui da noi oggi dobbiamo trasportare la segala. Gli uomini sono tutti impegnati e con quali cavalli, se mi è permesso chiedere? Quali? Che ne so io con quali? Abbiamo quelli della carrozza. Abbiamo quelli della carrozza, sì. Avete detto abbiamo quelli della carrozza. Sì. Adesso voi venite a vedere... con i vostri occhi, perché il baio è zoppo, il cosacco è gonfio perché gli danno troppo da bere e i collari, non dico i collari, dove li prendo io i collari? È straordinaria questa, ma dell'incredibile! Io non ne voglio saper nulla, né dei vostri collari né della vostra segala, io vado in città punto e basta. Irina Nikolaevna, siate buona, con quali cavalli pensate di andare? Scusatemi tanto, stimatissima, io il vostro talento lo venero, darei 10 anni della mia vita per voi, ma i cavalli non ve li posso dare! E se io devo andare? Ah beh, è una ben strana storia questa... Stimatissima, voi non sapete che cosa vuol dire un'azienda! Chi li siamo? Ma sempre la stessa storia? In tal caso io me ne vado subito a Mosca oggi stesso. Andate a prendere a Nolo dei cavalli in paese, altrimenti in stazione ci vado a piedi. In tal caso io del vostro posto non so che cosa farmene. Cercatevi un altro amministratore. I personaggi di Chekhov sono degli enigmi. Diceva il grande Otto Markreich ai suoi attori quando provava qui Tre sorelle, diceva: non vi dovete preoccupare di spiegare le emozioni dei vostri personaggi, dovete produrre un enigma. Gli esseri umani sono enigmatici. Questo momento che sto chiacchierando con voi, sono allegro o triste? Sono concentrato o no? Sto pensando solo a quello che dico, sto pensando anche a qualcos'altro? Nel teatro di Chekhov questa è la chiave: individuare un comportamento e produrlo come un enigma. È il pubblico che deve attribuire ai personaggi un'emozione piuttosto che un'altra. Gioventù, gioventù. Quando non trovano nient'altro da dire dicono gioventù, gioventù. Dilla lui, dilla lui. Quando non trovano nient'altro da dire dicono gioventù, gioventù. Che schifo! Basta con sta roba! È bellissimo, perché, capito? Ma basta con sta roba, basta! Solo un padre butta via il tabacco in questo modo a una figlia. Capisci cosa voglio dire? È uno shock che ti consente... Non è la prima volta che ve lo dico, ma... Io dico sempre le stesse cose, ma io adesso... Ma io adesso devo parlare un momento con voi. Non è la prima volta che ve lo dico. Dico sempre le stesse cose, ma mi è venuta voglia di parlare un po' con voi. Allora spiegatemi di chi sono figlia, eh? Allora, io per mio padre non provo niente. A voi invece voglio bene. A voi invece voglio bene, anche quando mi trattate come un attimo fa. Per mio padre io non provo niente. A voi, invece, io voglio bene. Perché? Chissà perché. Io non so perché, ma sento con tutta l'anima che mi siete vicino. Che mi siete vicino. Io sento con tutta l'anima che voi mi siete vicino. E poi no, devo vedere che non ha... In canna c'è siete mio padre, e invece non arriva questa battuta, non c'ha il coraggio di fare questa domanda, e allora c'è aiutatemi.
Sennò io farò una sciocchezza. Coprirò di ridicolo la mia vita, la manderò in rovina. Io non ce la faccio più. Aiuto, ma cosa? Aiuto, ma per cosa? Per cosa vi serve? Cosa vi serve? Sto male. Lui capisce che è psicologica la richiesta, ma dice cosa vi serve? Sì, cosa vi serve? Aiuto. Per cosa? Ma cosa vi serve? Amo. Costantin. Nel teatro di Chekhov quello che bisogna scovare sono i comportamenti umani. Prova a vedere, Silvina, fai tu la figlia, la bambina che viene. Amo. Forse per dirglielo. È più importante un'azione, versarsi un bicchiere d'acqua, guardare da una parte, piuttosto che dire le parole. Sto male. Non c'è nessuno che sa quanto sto male. Forse usa questa battuta. Oh, madò. Nessuno. Capito? Amo. Costantin. Amo. Costantin. Oh, che il padre non lo so fare. Siete tutti nervosi. Cosa gli dico a sta qua? Siete tutti nervosi, tutto nervosi. Quanto amore. Quanto amore, poi in quel... È il lago. È il lago. È colpa sua. È colpa del lago. Fa gli incantesimi. Tesoro mio. Ma io cosa posso fare? Ma che cosa? Vediamo un po', può essere che sia lei che se la trova in braccio. Gioventù! Quando non trovano nient'altro da dire, dicono gioventù. Che schifo! Questa musica sembra che venga dalla casa, è meglio che torniamo dentro. Aspettate! Che cosa? Non è la prima volta che ve lo dico, io dico sempre le stesse cose, ma mi è venuta voglia di parlare un po' con voi. Per mio padre io non provo niente, a voi invece voglio bene. Chissà perché, io sento con tutta l'anima che voi mi siete vicino. Aiutatemi, se no io farò una sciocchezza, coprirò di ridicolo la mia vita, la manderò in rovina. Non ce la faccio più. Aiuto? Per cosa? Per cosa vi serve? Io sto male. Non c'è nessuno che sa quanto sto male. Nessuno. Amo. Costantin. Siete tutti nervosi. E quanto amore.
quanto amore. È il lago. È colpa sua. Fa gli incantesimi. Bambina mia. Che cosa posso fare? Che cosa? Che cosa? La sua maniera di scrivere è insieme condita di allucinazioni uditive e di allucinazioni visive. Lui non solo sente quello che i suoi personaggi dicono, stanno per dire, ma vede ciò che i suoi personaggi stanno facendo. E le sue didascalie, per quanto estremamente scientifiche siano, si alza, va lì, fa questo, si guarda, eccetera, esce, è solo una regia. Dov'è che dice Chekhov che entra? Quando lui dice io ci vado al dottore, il primo io ci vado, entra Masha, vi dovete calmare amico mio, no però io ci vado, ci devo andare, e poi parla Masha. Dov'è la Zarechnaya? Se n'è andata. Se n'è andata a casa. E ora? Cosa devo fare ora? Io la voglio vedere, non ne posso fare a meno. Io ci vado. Vi dovete calmare amico. No, no, io ci vado. Ci devo andare. Andate a casa! Ho tentato varie volte perché mi veniva un'idea di spostarmi da certi suggerimenti suoi e però poi vedevo che il suo suggerimento era migliore del mio. Ero a casa che sentivo uno dei miei musicisti contemporanei preferiti, che è Tom Waits, a cui facciamo un omaggio musicale all'inizio dello spettacolo, perché lo spettacolo comincia con una Russian Dance di Tom Waits. Ascoltando questo Russian Dance di Tom Waits abbiamo pensato che forse era il caso di seguire quella crudezza e quell'angoscia e nello stesso tempo quella festa. E a partire da quello ho sentito le sue sonorità, gli ottoni, le trombe, i tromboni. Quello che poi siamo andati a fare è cercare in certi momenti la parte grottesca dei personaggi, mentre in scena il grottesco è, diciamo, più sottinteso che esposto, nella musica in certi momenti, tramite il suono del trombone principalmente e certe sonorità del trombone che ho messo, diventa più presente e quindi crea un contrasto che mette in luce delle cose che sennò rimarrebbero inespresse. Tranne alcuni momenti dove la musica diventa protagonistica, che sono fondamentalmente i passaggi da un atto all'altro, è una musica, è quella che si chiama, con un termine abusato ma che rende l'idea, una scenografia musicale, cioè quelle che noi invece chiamiamo le fasce.
Una fascia è qualcosa che deve rimanere, c'è chi lo chiama magma, o pedale, o pedalone, con l'avia lo chiamiamo pedalone. È qualcosa che deve rimanere sotto il recitato e che deve sospendere il recitato, a volte appoggiare il recitato, cioè andare verso la direzione dell'intenzione della scena, dello stato d'animo dei personaggi, a volte invece deve negare, cioè deve contrastare, perché funziona di più, crea più profondità. La ricerca era quella di creare delle fasce dove non ci fosse nessuna scelta musicale specifica, perché mi diceva Marco, qualunque scelta musicale sarebbe stata un comprimere Chekhov, un costringerlo in un canale, mentre invece doveva essere più aperto possibile. Ecco la cosa di cui parlavo poco fa. E qui entra la fascia M45. Poi c'è lo sparo. È meglio. Decisamente. Chiudi la porta. Proviamo con la porta chiusa. Spara decisamente lì davanti alla porta. Sì, lì dove sei. Meglio dentro. Certamente l'effettistica alla fine è molto utile, perché permette a una scena, a un momento, un pensiero di un personaggio di essere messo più in rilievo. Però c'è anche musica. Due temi che a un certo punto si sentono nello spettacolo suonati da Kostia al pianoforte. Kostia! Non correre! Kostia, potresti suonare qualcos'altro? Quelli sono decisamente dei temi europei, alla Chopin, insomma alla Schumann. È così triste questo! Per favore! Li ho scritti pensando a quello, alla maniera proprio. Smettiamola di parlare di atomi, di stipendi e di teatro. È una sera così dolce. Sentite, qualcuno canta. Ah, com'è bello. Das dich minia. E sull'altra riva. Das dich minia. Das dich minia. Das dich minia. La voce che canta in sottofondo è quella di una giovane attrice che è uscita da poco dalla scuola di Genova, dello Stabile, Daniela Duchi. Ho scritto anche lì un motivo popolare russo e lì mi sono divertito con le parole. Ho scritto delle parole in italiano, me le sono fatte tradurre da un'amica russa in russo, e ho cercato a quel punto di mettere la musica in base al suono delle parole. Mi sono divertito e Daniela, secondo me, ha fatto un bellissimo lavoro in studio. Questa musica sembra che venga dalla casa, è meglio che torniamo dentro. E poi è il momento in cui si deve decidere in che spazio si svolge tutto questo, cioè il lavoro con lo scenografo. È un lavoro complicato, è un lavoro che all'inizio, almeno a me, dà molta ansia. Con Marco ci conosciamo da tanto, dunque a volte facilita un po' l'inizio dei progetti, perché conosciamo gli stessi libri, abbiamo le stesse tante esperienze comuni. Su questo però lui per primo si è fatto la domanda di sapere se andavamo su una cosa astratta o concreta. Nella fattispecie non si può, a mio parere,
e quando vedo tentare il contrario mi sembra proprio una sciocchezza. Non si può non partire dal realismo, da un concetto di realismo radicale, il che non vuol dire naturalismo, ma qual è l'ambiente? A me, per esempio, mi serve tantissimo sfogliare libri di fotografia, anche contemporanea, pittori, non russi, pittori, nella speranza che mi catturi un'immagine, che dico, ah, questo potrebbe essere il mondo del Gabbiano. In questo caso mi è successo, sfogliando un bel libro di Chloe Obolensky, una raccolta sensazionale di foto della Russia dell'Ottocento, dove in un angolino c'era una piccola fotografia di una spiaggia desolata. E si vede appunto il lago per forza, questo ambiente. A me mi piaceva l'idea anche di questi interni che sono fuori, perché in tutte queste foto russe vediamo tutti questi russi che mettono il tavolo, il samovar, le sedie. Buon parte dell'anno, quando il clima lo permette, vivono fuori. Dunque un po' tutto questo abbiamo rappresentato su questa scena. Questa desolazione, questa polvere per terra, questa natura un po' desertica, hanno colpito la mia immaginazione. Siamo partiti da quella piccola foto e poi niente, Katrin ha cominciato a farmi delle proposte. Condividiamo queste proposte, andiamo avanti così, con delle immagini che gli mando, poi un primo progettino piccolo che così non mi mette nei guai se finisco un modellino grande che non va bene. E andiamo avanti così fino all'accordo entrambi dell'immagine che vogliamo fare. E piano piano è arrivata la scena che vedremo. Poi arriviamo a qualche astrazione, tipo non c'è tutta l'interno come una scena più antica, abbiamo fatto solo una parete che rappresenta l'interno, poi i mobili ovviamente quelli che servono al gioco degli attori. La scenografia ha dei contenuti naturalistici, mentre l'esigenza di regia è invece di rompere anche un po' questo schema. L'elemento che fa sì che questo potesse accadere è il mostrare la struttura che sostiene i proiettori, quindi i proiettori che servono sia all'illuminazione ma che servono anche alla scenografia, si fanno vedere, si torna a un'immagine, diciamo, di set, un'immagine relativa al dietro le quinte, e questo fa parte ovviamente della drammaturgia. Abbiamo messo in scena quindi un proiettore datato, non moderno, che richiamasse in maniera abbastanza immediata il nostro concetto di set cinematografico. Quindi sono proiettori Fresnel, rotondi, con luce alogena, che venivano usati fino a 10-15 anni fa per poter appunto fare le riprese televisive, cinematografiche. Messi in scena in teatro danno immediatamente un'idea di set cinematografico, quindi questa è una ricerca iconografica, oltre a fornire una luce splendida. Per i costumi il lavoro è analogo, naturalmente la prima domanda che ti fa un costumista in questi casi è: stiamo rigorosamente nell'epoca o vogliamo prenderci qualche libertà? Io come intendo il costume, piuttosto la... di che cosa voglio raccontare sul personaggio, più che un affresco proprio di storico con le cose giuste, le altezze di gonne giuste. Questo non, cioè, mi interessa per forza, perché devo raccontare anche un momento storico e geografico. L'unica attenzione che devi avere... Sì, è che poi quando mi siedo... No, perché molto questi dovresti allacciarli incrociati. Però cerco sempre di capire la fisionomia dell'attore e che cosa vorrei raccontare del personaggio. Non entrerà nessuno. Irina Nikolaevna è qui, lo so. Chiudete la porta. Qui non c'è la chiave. Metto questa davanti. Io penso però che il profumo di quell'epoca vada comunque mantenuto, quindi diciamo che i costumi sono di un moderato realismo d'epoca, ma anche con molte
imperfezioni, non è un lavoro filologico. Teatro funziona ciò che funziona. Ma no, piangere no, eh. No, si deve piangere. Il nostro tempo se n'è quasi andato. Che ci possiamo fare? Sorella, è ora. Se no la fine della fiera finisce che facciamo tardi. Beh, allora signori, seduti. Per l'addio. Qui a Genova abbiamo per fortuna un magazzino di costumi che è abbastanza ricco, dunque tanti costumi riesco a comporli con un po' di quello che trovo nel magazzino. Poi abbiamo anche fatto appello alla sartoria teatrale Anna Mode, che anche loro hanno una grande ricchezza di costumi. E poi ho una sarta bravissima qui per fortuna a Genova, che è Mariangela Cerruti, che fa spesso tutti i costumi femminili perché sono più difficili da trovare quelli proprio adatti che raccontano. Più corto? Sì, più corto, quasi lo spessore del sì. Marchio superiore. Okay. No, ma poi è velocissima. Perfezionista, quello tante persone glielo rimproverano, io no, ma molto veloce, bravissima, dunque sono sempre molto contenta di lavorare con lei. Metti pure giù. Merci bien. Ma come sono belli questi fiori. Dammi questi fiori. Dormi sorrida ancora, se ne acqua, ma dove è che lo ci volevo momento magico. Avrei sempre avuto un Nokia.